Ripeto per venerdì 13. Un pregiudicato di Casori è stato gravemente ferito a colpi d'arma da fuoco all'uscita dal carcere di Secondigliano a Napoli. L'uomo è stato centrato dalle pallottole in pieno volto ed è stato ricoverato d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni Bosco, dove lotta tra la vita e la morte. L'episodio è avvenuto poco dopo le 7.30 di stamane. Raffaele Russo, 40 anni, di Casoria, pluripregiudicato con diversi precedenti alle spalle per reati contro il patrimonio ed armi, era in regime di semivigilanza ed era appena uscito dal penitenziario. È stato colpito mentre si trovava a bordo della propria automobile. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Ed i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli la notte scorsa hanno catturato il latitante Nicola Rullo, di 47 anni, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto il reggente del clan Contini, il clan camorristico che insieme ai Licciardi e ai Mallardo ha costituito la cosiddetta alleanza di Secondigliano, una delle federazioni criminali più pericolose a livello nazionale. Rullo era scomparso nel settembre scorso, forse perché, secondo i carabinieri, aveva presagito l'esito sfavorevole del suo ricorso in appello contro una condanna in primo grado per estorsione aggravata da finalità mafiose. Di lì a poco la Corte d'Appello di Napoli lo aveva condannato a 10 anni di reclusione ed emesso l'ordinanza di custodia cautelare. I militari dell'arma lo hanno individuato in una villa in collina di Itrin, provincia di Latina. Sorpreso mentre dormiva nelle stanze a piano terra, il ricercato e il suo uomo di fiducia, Roberto Murano, si sono lasciati ammanettare senza opporre resistenza. Vasta operazione del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli, che con il coordinamento della Procura della Repubblica Napoletana ha eseguito sequestri patrimoniali per oltre 17 milioni di euro nei confronti di un'organizzazione criminale operante sul territorio nazionale e con ramificazioni anche all'estero nel settore del contrabbando di prodotti petroliferi. 14 le persone arrestate in flagranza di reato. La banda aveva ideato diversi sistemi fraudolenti per immettere sul mercato ingenti partite di carburante anche di illecita provenienza a prezzi fortemente concorrenziali, provocando un danno all'erario di oltre 20 milioni di euro, sequestrati circa 1 milione di litri di prodotto petrolifero di contrabbando, nonché numerosi impianti di distribuzione di carburante dislocati in diverse regioni, alcuni dei quali con le colonnine di rifornimento manomesse o alterate. Panico nella notte in via Osi Sacro Cuore a Giuliano, nei pressi della scuola elementare di Giacomo. Per cause ancora da accertare, un'auto è andata in fiamme. A riportare l'episodio è avvenuto intorno all'1 della notte. La vettura è stata rapidamente avvolta dal rogo, diffondendo in aria una nuvola di denso fumo nero. Alcuni passanti hanno allertato i vigili del fuoco, mentre i residenti si sono svegliati. Alcuni sono anche scesi in strada per l'acre odore che si stava diffondendo. L'intervento del 115 ha permesso di domare rapidamente le fiamme, ma la vettura è andata totalmente distrutta. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito controlli contro la vendita abusiva nelle zone del mercato di Caserta e di Maddalumi, sanzionando 2 venditori ambulanti abusivi ed altri 3 che, sebbene autorizzati, sono stati sorpresi a vendere anche prodotti contraffatti. Verbalizzati 2 parcheggiatori abusivi che operavano in zona, diverse pattuglie impiegate nel controllo della merce presente sui banchi di vendita e centinaia i capi contraffatti rinvenuti, soprattutto scarpe, borse ed accessori. Alcuni pezzi, pur non recando il marchio delle famose griff, richiamavano fedelmente i modelli, i disegni e le fantasie delle note case di moda, così da attrarre gli incauti acquirenti. Ha rapinato un passante minacciandolo con un coltello, il tutto per un bottino di 15 euro. Gli agenti della Polizia di Stato e del Commissariato di Pozzuoli hanno arrestato Carlo Bitonto, 29enne, responsabile del reato di rapina. La sala operativa ha fornito precise indicazioni sull'identikit di un giovane il quale, impugnando un coltello, aveva rapinato un passante della somma di 15 euro per poi allontanarsi. Episodio avvenuto in via San Rocco. La volante del commissariato, poco distante dalla zona, è intervenuta notando il giovane, corrispondendo proprio alle indicazioni fornite, che tentava di allontanarsi velocemente. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandogli indosso sia il coltello che la somma rapinata. Bitonto è stato arrestato, il coltello sequestrato e la somma restituita alla vittima.
stato condannato ad un anno ed 8 mesi senza sospensione della pena e da scontare il regime degli arresti domiciliari, un 46enne di Salerno sorpreso in possesso di oltre 24.000 file con immagini di bambini durante scene di sesso, video di abusi ed altro ancora. La condanna è arrivata dal giudice per le udienze preliminari, dinanzi al quale è stato celebrato il rito abbreviato. I file sequestrati dalle forze dell'ordine erano contenuti nel PC dell'uomo. In alcune cartelle del computer la polizia ha trovato video di abusi, foto di diverso genere e anche cartoni animati del genere manga che riproducevano comportamenti pedofili. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi, come di consueto prossimo appuntamento tra un'ora circa. Arrivederci.